Vino en las selvas y también las praderas. Viejos lobos de la tribu cantaron al espíritu. El espíritu del fuego. Buonasera Stefania. Buonasera Roger. Aspettate un secondo che aspettiamo gli altri che arrivano. Chi c'è in diretta stasera? Allora, Stefania, Roger, Laura, ragazzi, buonasera. Che tempo fa da voi? Qui ci sta un vento freddo e questa canzone mi sembrava così bella perché guardo a due schermi, perché qui siamo in diretta sulla pagina e qua siamo in diretta sul gruppo. C'è un tempo da lupi, però è bello perché sto con la stufetta qua vicino. L'espirito del fuego. Buonasera Caterina. Allora ragazzi, tra poco iniziamo, finiamo la canzone. Intanto scrivetemi come state, da dove mi state guardando, perché sono curiosa. E che tempo sta facendo lì da voi? E da brevissimo iniziamo con un tema bomba. Cose che di solito... Non riesco, è troppo bella questa canzone. Ok, direi che possiamo andare. Qui piove, ma da dove sei? Allora, aspettate che faccio passare i lupi. Benissimo. Allora, girls, buonasera a tutti. Anche qua sulla pagina scrivetemi che cosa state combinando. Ecco, pure Cinzia è arrivata. Io invece sulla pagina non vedo i vostri nomi, mannaggia la paletta. Allora ragazzi, stasera affronteremo un tema veramente bellissimo, che è come far impazzire gli uomini usando la nostra morbidezza, la nostra energia femminile. Allora, se stai guardando questo video, sicuramente sei una donna esplosiva, ok? Ciao Rocio, buonasera, sicuramente sei una donna esplosiva come me, una donna che diciamo è molto forte,
una donna che molto spesso si trova appunto a, diciamo, nel lavoro a successo, con la casa, con la famiglia, insomma, ci diamo da fare. Nevica a Parma. Parma è bellissima, Rocio. Io ci sono stata, Rocio. E sicuramente ti trovi però in difficoltà, cioè magari a livello lavorativo hai molti successi perché sei una donna che si dà tanto da fare e quindi è molto, cioè hai successo insomma nelle tue attività quotidiane, però con gli uomini un po' meno, vero? Nel senso che ti ritrovi sempre tu a dover organizzare le cene, a dover iniziare le conversazioni con gli uomini, a dover essere tu, diciamo, l'uomo della situazione, no? A dover portare avanti magari il rapporto, oppure se stai iniziando una nuova conoscenza. Sei tu che devi, insomma, che ti devi, che se non ci pensi tu, insomma, a questa situazione, la situazione non evolve. Scrivimi sì se pensi, cioè, se ti ritrovi in questa situazione. Io penso proprio di sì, mi fa piacere, a proposito, vi voglio dire, siccome questa è una diretta, mi fa piacere interagire con voi, quindi scrivetemi, cioè interagite, perché si è scoperto che chi ascolta soltanto apprende un 10-20%, chi invece interagisce può arrivare fino al 70% di apprendimento. Quindi mi raccomando, se io vi faccio delle domande, comunque voi scrivetemi. That's right? That's right. Allora, innanzitutto volevo parlare di questo concetto molto bello, di questa metafora molto bello che descrive la donna selvaggia. Che cos'è la donna selvaggia e perché gli uomini adorano questo tipo di donne? Allora, la donna selvaggia è una donna, per descrivervela con una metafora, è una donna che è dentro una montagna e fuori è morbida, come con un cuore morbido, come un gelato, no, un gelato forse no perché si squaglia, però dentro la donna selvaggia, la donna che viene, che adorano gli uomini, è forte. Ah, ok, bravissima, grazie Roger. Scrivimi il tuo nome, che non me lo ricordo mai, per favore. Ok, grazie ragazzi che mi date questi feedback. Mi stanno scrivendo nel mio gruppo Riscopri la tua bellezza con Geo, quindi se sulla pagina non capite perché sto dicendo ok, è perché mi sto con gli occhi in due parti per la prima volta. Allora, quindi, che cosa significa essere una donna dentro come una montagna e fuori come le onde, come un diciamo, essere soffici fuori? Significa che noi, la montagna sono i nostri valori, ok? Quello che a noi piace, i nostri valori, appunto, quando sappiamo, cioè, che, diciamo che noi sappiamo quando dire sì e quando dire no, e questi valori tu li fai emergere quando conosci in profondità te stessa. Tu ti conosci? Ti conosci in modo tale da dire cosa ti piace e cosa non ti piace, cosa accetti in una relazione e cosa no? Perché se non hai fatto questo lavoro, molto probabilmente, ecco perché anche soffri e ti lasci, diciamo, come dire, Marcella, perfetto Marcella, e ti lasci trascinare, perché non sai bene, non hai, dentro di te non c'è la montagna, non ci sono questi valori, non sai bene cosa vuoi da una relazione e quindi accetti tutto quello che ti capita. Vi risuona questa cosa? A me tanto, perché mi è capitato di, diciamo, di non avere questi valori, di non conoscere profondamente me stessa, e di conseguenza qualsiasi uomo con qualsiasi paranoia mentale io lo accettavo nella mia vita e facevo tutto quello che lui voleva che facessi, oppure il contrario. Ma di solito noi donne, diciamo, in ambito lavorativo siamo in un modo e in ambito amoroso poi ci lasciamo trascinare, quindi te lo dico per questo. E che cosa è che attrae gli uomini secondo voi? L'uomo trova molto attraente l'essere soffici e amorevoli, ok? Come se intorno a te, immagina come se intorno a te ci fosse una sorta di polverina magica, che come se tu vivessi in un mondo comunque in cui ti conosci molto bene, però allo stesso tempo ti conosci talmente bene
che navighi fluente nella vita, che fluisci nella vita, ok? E l'uomo che cosa vuole da una donna? L'uomo vuole sentirsi a casa, ok? E se tu imparerai ad entrare, scusate se parlo un po' con la voce bassa, ma oggi mi è venuto un po' di mal di gola, sono stata 4 giorni a urlare, quindi mi sono un po' malata. L'uomo che cosa vuole sentire accanto a una donna? L'uomo si vuole sentire a casa. E se l'uomo si sente a casa perché noi siamo soffici e amorevoli con lui, non ne avrà mai abbastanza di te, vorrà sempre di più e di più e di più. Quindi abbiamo detto che sicuramente hai questi problemi, cioè nel senso che tu sei una bomba al lavoro, sei una bomba con la casa, con l'organizzazione, però hai difficoltà a sentirti soffice, vero? E sicuramente, diciamo, adesso vediamo se indovino, sicuramente uno dei tuoi genitori, oppure tutti e due, hanno un carattere molto forte o dominante, è vero? Scrivetemi se è vero questa cosa, perché di solito noi ereditiamo l'energia mascolina dai nostri genitori, cioè il nostro eccesso di energia maschile noi di solito lo andiamo a ereditare proprio dai nostri genitori, quindi di solito o c'è una madre molto forte con una forte energia maschile, oppure c'è un papà che ha una forte energia maschile. E questa energia maschile a noi comunque donne ci serve, perché ci serve per realizzare le cose nel mondo, per realizzare i nostri sogni, i nostri obiettivi, il nostro lavoro. Non sto dicendo che l'energia maschile è un'energia negativa, assolutamente no, lungi da me, ma con gli uomini purtroppo non funziona bene l'energia maschile. Perché? Perché non funziona bene? Semplicemente perché in questo universo, allora, noi siamo energia. Quando io dico energia maschile, lo dico proprio perché noi come esseri umani, sì, tu vedi la carne, le ossa, eccetera, però in realtà siamo fatti di energia, ok? Nel mondo, non so se avete presente le calamite, ok? Le calamite, se tu metti un polo positivo insieme a un altro polo positivo, che succede? Si allontanano. Se tu metti un polo negativo vicino a un altro polo negativo, che succede? Si allontanano le calamite. E così con gli uomini. Se noi incarniamo con i nostri atteggiamenti, che poi ti spiegherò quali sono, troppa energia maschile, va a finire che gli uomini, percependo questa nostra, noi siamo la donna, questo è l'uomo, l'uomo percependo questa forte energia maschile da parte nostra si allontanerà, perché l'uomo è attratto invece dall'energia femminile. L'energia dell'uomo è un'energia penetrante, infatti il fallo, quello che loro hanno, comunque il loro attributo maschile, è un'energia penetrante, mentre noi abbiamo la vagina, che è un'energia che accoglie. E se l'uomo percepisce che invece noi non abbiamo l'energia dell'accoglienza, ma che c'è un'altra energia che respinge questa sua energia di penetrazione, l'uomo si allontana. È molto semplice in realtà il concetto, no? E quando noi diciamo quali atteggiamenti, io mi sono sempre chiesto, ok, ma che cosa faccio di sbagliato? Cioè che cosa mi fa entrare in questa energia maschile? Adesso ti elencherò quali sono gli atteggiamenti che ci rendono, che ci fanno entrare nell'energia maschile e non ci permettono di essere delle donne femminili. Allora, quindi, per esempio, ordinare le cose agli uomini, oppure insegnare le cose, cioè quando noi vogliamo essere noi le maestrine degli uomini, oppure quando vogliamo essere coach degli uomini, quindi dice, allora devi fare questo, questo e questo, ok? Poi, oppure quando li vogliamo aiutare troppo, cioè quando noi siamo là che li vogliamo aiutare tipo mamme, non so se sicuramente ti risuona il fatto che gli prepariamo tutto, oppure li vogliamo aiutare, questo li allontana. Oppure il fatto di incoraggiare, stare sempre lì a incoraggiare. E, per esempio, all'inizio, no? Quando ad esempio tu conosci un uomo, magari inizi a chattare con quest'uomo, sai, ci sono anche questi siti di incontri online, inizi a chattare con lui e che cosa fai? Fai delle battute scherzose per risultare in gamba, vuoi a tutti i costi risultare divertente, a volte sei anche un po' irriverente, nel senso che gli manchi un poco di rispetto, scrivetemi sì se questa cosa vi risuona.
oppure fai di tutto, che cosa c'è? Il concetto è fai di tutto per far vedere chi sei, perché fondamentalmente ti senti che insicura, ok? Questo atteggiamento di troppo voler far vedere chi siamo, facendo le battute, mostrandoci sempre al top, sempre anche molto mascoline, ti ripeto, essendo irriverenti, facendo sempre battute scherzose, eccetera. Però battute, cioè, per farci vedere quanto siamo furbe, quanto siamo intelligenti, quanto siamo fighe. Questa cosa qua in realtà allontana l'uomo, magari all'inizio lo può anche avvicinare, però poi dopo, con il tempo, lo allontana, ok? Lo allontana per quale motivo? Perché sente che per lui non c'è spazio, cioè l'uomo si sente inutile. L'uomo che cosa vuole in realtà da noi? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare, ma un uomo da noi che vuole? L'uomo vuole entrare, questa è una cosa bomba che ho scoperto. L'uomo desidera entrare in contatto con il nostro cuore, perché noi siamo l'energia femminile, l'energia che è più a contatto con il cuore. E quindi l'uomo vuole questo. L'uomo non sente tanto il suo cuore quanto lo sentiamo noi. Quindi noi siamo un portale di accesso all'uomo per entrare in contatto con il suo cuore, con il nostro cuore. Quindi se noi siamo sempre lì spigolosi, a fare battutine, per far vedere che noi siamo Madonna Santa, che noi siamo intelligenti, eccetera. Questo allontanerà gli uomini perché appariremo presuntuose, vanitose, piene di noi, cioè orgogliose e anche quando per esempio, proprio se ci dovessi trovare un aggettivo per descrivere intimidatorie, cioè diventiamo proprio intimidatorie, l'uomo ha paura, si spaventa perché gli uomini molto spesso si allontanano, diciamo ma io sono intelligente, sono brava, ho un bel lavoro. Però non riesco ad attrarre gli uomini, eppure non mi manca niente, non so se ti risuona questa cosa, scrivimi sì oppure mi lasci un cuoricino nei commenti se questa cosa ti risuona. Perché? Per questo, cioè perché l'uomo dice ok, ma io non c'ho spazio, io dove sono, cioè dove mi metto nella sua vita, se questa già da sola già riesce a fare tutto, percepisce proprio una forte, forte, forte energia maschile che lo allontana. E questa è una cosa che io ho scoperto tardi. Allora, Cinzia mi scrive, bellissimo, come si fa a farlo entrare in contatto con il cuore? Allora, questo poi farò altri video. Intanto finisco questo video perché già ti posso dare diversi spunti. Allora, quindi che cosa dobbiamo fare? Questo ovviamente non significa, però hai fatto una domanda molto, cioè, azzeccata, ti do una risposta breve, poi. Qua ci vorrebbero proprio dei video molto approfonditi. E noi donne dobbiamo essere prima noi a entrare in contatto con il nostro cuore. Ok? Mi stanno facendo la domanda sul gruppo, come si fa a entrare in contatto con il cuore? Siamo noi che dobbiamo essere prime a entrare in contatto con il nostro cuore e poi ti dirò anche come durante la diretta. Anche se poi ne voglio fare una a parte, Cinzia. Quindi questo che cosa significa? Non significa che tu non devi, cioè, non devi più essere te stessa, che devi fingere qualche cosa che non sei, ma cioè, tu già facendo già facendo diciamo, tutte queste forzature, no? Questo voler essere figa, acuta, eccetera, già stai uscendo fuori da te stessa, ok? Non sei più te stessa perché ti stai forzando a far vedere una parte di te, un'energia diversa che non ti rispecchia, perché non sei rilassata, perché vuoi piacere a tutti i costi, ok? Quindi tu non ti devi forzare a essere qualcosa che non sei, perché fondamentalmente noi perché facciamo questo? Perché abbiamo delle aspettative. Noi pensiamo, ok, se io adesso mi mostro intelligente, così, scherzosa, eccetera, perché lo fai? Cioè, la domanda è perché lo fai? Perché hai delle aspettative su quell'uomo? Perché te lo vuoi accaparrare? e lo spiego molto bene anche nel mio ebook, se non l'avete scaricato, scaricatelo, poi vi metto il link nei commenti.
l'uomo, anche se a parole tu non glielo dici, non glielo stai dicendo, non gli stai dicendo all'uomo io ti voglio accaparare, però lui a livello energetico, perché ti ripeto, a livello inconscio noi capiamo tutto, come quando noi donne abbiamo il sesto senso e capiamo una persona, anche gli uomini capiscono quando noi donne ce li vogliamo accaparrare. E quindi lui capisci che tu hai delle aspettative su di lui e che lo stai facendo perché te lo vuoi prendere e quindi lo allontani. Quindi tu quell'atteggiamento là lo stai facendo perché hai delle aspettative oppure perché non te ne frega niente. Cioè il punto è, fai, puoi fare tutto quello che vuoi in realtà, ma lo devi fare senza avere nessuna aspettativa. Cioè sapendo che tu cioè, non hai bisogno di lui, tu già sei completa, quindi non devi far vedere niente, non devi forzare la mano, perché se no metti delle aspettative su quella situazione, magari a te quella persona manco ti interesserà, capito? Va a finire che fai un casino. Vediamo Cinzia che scrive: sto entrando in contatto con il mio cuore, sono sulla strada giusta, allora grazie. sì, sicuramente, per paura, per bassa autostima, assolutamente sì. Cinzia dice che noi facciamo, cioè vogliamo essere queste cheerleader, queste strafighe, queste super intelligenti perché abbiamo fondamentalmente paura, cioè noi ci mettiamo questa corazza di forza, noi siamo forti, noi facciamo siamo noi quelle che devono condurre il gioco, perché abbiamo paura di perdere l'uomo, perché appunto riversiamo sull'uomo tutti i nostri bisogni che in realtà dovremmo chiederci prima di tutto quali sono i miei bisogni. E sicuramente non sono gli uomini che ce li risolvono i nostri bisogni, siamo noi stessi con il nostro amore per noi stessi, con la nostra... Io non mi piace parlare di autostima, è un concetto molto maschile, io sto cambiando anche molto la mia terminologia, mi piace parlare di amore per me stessa, è molto più, mi fa entrare molto di più in contatto con il mio cuore. Comunque il concetto è quello, Cinzia. Buonasera Anna. Allora, quindi... tutto quello che dici all'uomo, tu lo dici perché sei te stessa e perché sei nel momento. E per fare questo ci vuole molta osservazione di sé, osservarsi dall'esterno e dall'esterno e farsi questa domanda. La domanda che io mi faccio è, lo sto facendo da uno spazio disinteressato o perché ho delle aspettative? Quel concetto che ti dicevo prima, no? Altrimenti che cosa succede? Succede che lasciamo che sia il cervello, che sia la mente a guidare tutto, ok? Non il cuore. E quindi va tutto quanto, cioè, entriamo in questa energia maschile e lo respingiamo in automatico. E quindi che cosa dovremmo imparare noi a fare? Dovremmo imparare un nuovo modo di parlare, un modo più naturale e soprattutto un nuovo modo di stare a contatto con l'uomo, un modo più rilassato. E questo fatto di entrare nell'energia femminile comunque non è una cosa che ci verrà naturale, comunque richiederà della pratica, ok? Che cosa succede quando entriamo nel magico mondo della femminilità? Che cosa succede? Succede che iniziamo a ricevere. Ah, quanto è bello questo coso del ricevere. Io prima sempre pensavo che dovevo dare perché devo dimostrare chissà che cosa. Invece adesso mi sono proprio aperta al ricevere dall'uomo, ricevere dall'energia maschile. L'uomo è molto contento di dare. E noi, ed è contento se noi riceviamo, è contento se noi godiamo, infatti, no? Quando anche nell'atto sessuale è contento di, cioè l'uomo si eccita se noi godiamo, quindi si eccita nel farci godere, nel dare, quindi permettiamo anche non solo a livello sessuale, ma anche a livello così energetico di ricevere, ok? E poi che cosa comporta essere nell'energia femminile? Comporta anche l'essere presente, essere proprio nel momento presente, quindi non stare con la testa a pensare chissà, mo questo me lo sposo, mo questo me lo... No, stai focalizzata nel momento presente. Cinzia scrive, infatti gli uomini spesso dicono di rilassarci. Esatto. È vero, è proprio così. L'uomo, soprattutto all'inizio, dicono stai rilassata, è vero. Perché noi siamo sempre lì che
Vuoi ricevere? Bravissima Cinzia! Wow, bravissima Cinzia! Brava, così mi piace, voglio ricevere, è una cosa molto femminile. Poi che cosa si comporta anche stare nell'energia femminile? Comporta essere compassionevoli. Essere compassionevoli verso gli uomini. Gli uomini sono, a volte sono molto bambini, no? Quindi noi non dobbiamo essere fredde con loro, cioè avere comunque compassione, capirli, ascoltarli, vedere quali sono i loro bisogni. E poi che cosa fa una donna molto femminile? Una donna molto femminile si esprime però senza fretta, proprio con molto relax, con molta dolcezza, con molto calore. Ecco, una cosa che a me piace fare, al di là di se lo faccio quando parlo con gli uomini o meno, è comunque mettermi sempre la mano sul cuore, ascoltare il battito del mio cuore. E in questo modo io mi connetto con la mia parte rilassata e non me ne frega niente, cioè della che bello, grazie dei cuori, non me ne frega dell'esito della, diciamo, se anche mi piace questo uomo, diciamo, non mi importa come va a finire, l'importante è che io mi sento me stessa, mi sento connessa con le mie emozioni, questa è la cosa importante, non avere, diciamo, l'approvazione dell'uomo, ok? E che cosa succede una volta che inizi ad incarnare tutte queste caratteristiche? Diventi vulnerabile. Ah, mamma mia. La parola vulnerabile è una delle parole più, diciamo che più mi adoro, la vulnerabilità, perché al giorno d'oggi tutti quanti che vogliamo dimostrare di essere forzuti, di essere invincibili, nessuno più si degna di condividere le proprie debolezze, le proprie fragilità, e invece è proprio questo che crea connessione con gli uomini e con le persone anche in generale. Gli uomini quindi si innamorano della nostra dolcezza, non della nostra. Grazie, mi stanno mandando tanti cuoricini, che bello! Gli uomini quindi si innamorano della nostra dolcezza, della nostra vulnerabilità, non della nostra mascolinità, della nostra mente, del fatto che noi siamo strafighe e che sappiamo fare un sacco di cose, non è quello che gli interessa. Quindi, invece, diciamo, un altro modo in cui noi perdiamo la nostra sofficità, non so come si dice, il nostro essere soffice, quando stiamo per conoscere un uomo, è quando ci iniziamo a fare delle domande. Aspettate un secondo. Ok, è suonata la sveglia. Vediamo Cinzia che ha scritto. Ma quando parlo con un uomo che mi piace sono talmente in tilt che parlo velocissimo. Ecco, adesso sai che invece ti devi rilassare. Ti devi rilassare e devi centrarti su di te. Proprio stai centrata. Piantati bene con i piedi a terra. Fai dei bei respironi. Entrare in contatto con il tuo corpo è quello che devi fare, Cinzia, se vuoi entrare in contatto profondamente anche con l'uomo che ti sta parlando, perché prima devi entrare in contatto con te stessa, ok? Se no va a finire che gli dici anche delle cose che fondamentalmente non pensi. Buonasera Francesca. Quindi che cosa fai? Mentre prima di parlare con un uomo, fai dei bei respiri, metti la mano sul cuore, ti connetti con il tuo corpo, ascolti le sensazioni. E sei naturale, parli però con lui senza aspettative, non entri nella tua testa e non inizi a pensare ma gli piaccio o non gli piaccio, perché non sai nemmeno tu se fondamentalmente poi quell'uomo ti piacerà, perché magari all'inizio ti sembra uno strafigo, ok? Poi invece magari quell'uomo non ti piace e tu nel frattempo te lo sei anche, diciamo, accottimato, però poi alla fine non ti piace. Quindi stai tranquilla, cioè tutti noi all'inizio quando ci approcciamo a un uomo, vogliamo mostrare le nostre parti migliori, ma cioè, quello poi viene fuori con il tempo. Stai rilassata, la rilassatezza è quello che l'uomo, cioè l'uomo nella donna cerca proprio la rilassatezza, perché lui, l'uomo già di suo vive nella mente, vive stressato, vive con l'ansia. Non gli serve un'altra persona che vive ansiosa, capito? Questo è quello che io ho scoperto. E quindi noi ci irrigidiamo, ecco, se stiamo nella mente, se parliamo veloce, cioè non, ci irrigidiamo. E,
Ok, la batteria si sta esaurendo. Quindi che cosa devi fare? Fai venire fuori la tua naturale timidezza, ti connetti con il tuo corpo, fai uscire fuori questa timidezza, fai uscire chi sei davvero. Ok? Cioè connettiti con il tuo corpo, perché quella è la cosa più importante, connettersi con il corpo, ascoltarsi e svelarsi piano piano, perché all'uomo piace anche il mistero, non gli piace la donna che gli svela tutto e subito, cioè sennò perde pure interesse, perché ricordati che l'uomo comunque è sempre cacciatore, quindi se la preda si fa svelare subito, perde l'interesse e se ne va. Quindi Cinzia, anche nel tuo interesse non serve essere così, svelare tutto, ecco, no, assolutamente no, anche per te stessa, cioè, vediamo, ma piano piano, con calma, con calma. Quindi parla con lui ecco Cinzia, parla con lui da uno spazio di energia amorevole, da uno spazio di lentezza, di morbidezza, di sofficità, immaginati come se fossi una nuvola. Soffice, però anche montagna dentro, con i tuoi valori, che tu sai quello che vuoi, ok? E io ho sul mio gruppo Brilla come una dea, poi il link ve lo metto qui comunque, www.geoluce.it. Ho un programma proprio dove insegno proprio questa, dove approfondisco questi temi sulle relazioni. Ho fatto già tanti video su questo gruppo, su come entrare nella nostra energia femminile, su come prepararsi prima di un incontro. C'è proprio un video che ho fatto proprio soltanto su quello. E proprio su come incarnare la nostra energia femminile, perché è una cosa su cui io sto lavorando molto e mi piace condividerlo con voi, e sto vedendo veramente tanti risultati, soprattutto a livello mio di serenità proprio personale, perché prima ero un po' ansiosa, insomma, anche con gli uomini, ma non solo, proprio a livello di persone ero molto ansiosa, parlavo molto velocemente. Invece adesso che sto scoprendo tutti questi segreti sull'energia femminile, sull'energia angelica, anche gli angeli anche mi aiutano tanto a rilassarmi, a stare tranquilla, hanno aumentato molto anche la mia autostima. Condivido proprio queste informazioni a livello molto più approfondito nel mio gruppo. Quindi se ti interessa, adesso c'è uno sconto fighissimo che non so per quanto durerà, perché veramente il valore che sto offrendo è alto. E vai su, puoi andare su www.geolucio, anzi ti consiglio, perché ti posso seguire anche più da vicino, e ti iscrivi e entri nel mio gruppo privato. Quindi quali sono i consigli per uscire da questo stato ansiogeno in cui ci troviamo quando ci troviamo a parlare magari con una persona che ci piace? Il primo consiglio è sicuramente esci dalla mente ed entra nel tuo corpo, come ti ho detto prima, no? Proprio ti senti, fai dei bei respiri. Fai entrare aria dal naso e questo già ti aiuta a calmare la mente, a farti entrare in uno stato molto di leggerezza. Perché con la mente, tu che noi che facciamo? Con la mente noi. Aspetta che Anna ci sta scrivendo, io sono sempre accelerata, ma quando sto con la persona che mi piace mi rilasso. Oh! Te lo dice lui, Anna, ti dice che lui si rilassa a stare con te. Questa è una cosa bellissima che hai detto, perché non tutte le donne sono capaci di fare questo, e quindi tu già sei nella tua energia femminile ed è fantastico. Quindi noi con la mente che cosa facciamo? Noi organizziamo, decidiamo, domandiamo di piaccio o non le piaccio, siamo sempre nell'attività, ecco, l'energia maschile è molto fare, 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 decidere, organizzare, pianificare, ma questa energia qua va bene se la incanaliamo nel lavoro, perché sennò noi poi dopo comunque siamo anche fatti di energia maschile, quindi da qualche parte questa energia maschile la dobbiamo incanalare. La possiamo organizzare nel lavoro, certo, ma non con gli uomini, perché non funziona. Quindi rientra nel tuo corpo, respiro, entra proprio in profondità nel tuo corpo. E poi che cosa faccio? Magari incomincio anche a muovere. Di solito, vabbè, quando sto con gli uomini, diciamo, un po' mi muovo, ma lo faccio soprattutto prima se magari so che devo incontrare qualcuno che mi mette un po' in imbarazzo, no? Allora magari mi muovo, faccio un po' di yoga, oppure ecco, mi agito così. E poi anche fai una bella shakeratina, perché comunque usare il corpo è sempre molto, molto, cioè,
e prendi passi dall'energia della mente che ti fa preoccupare, passi a un altro tipo di energia, che è l'energia del corpo, quindi metti l'attenzione su altro che non sono le preoccupazioni, ma che è il corpo, che è la parte più saggia della nostra, del nostro essere. Secondo consiglio è non parlare sempre di lavoro, ok? Perché se noi entriamo nella nostra energia femminile, ma di, per esempio, anche se una persona sta in una relazione da tanto tempo, no? Che cosa puoi fare? Quando arrivi a casa, non parlare di lavoro o fai l'elenco di tutto quello che ti è successo una giornata. Sai, oggi ho fatto questo, cioè è fredda come cosa. Invece che cosa puoi fare? Puoi dire, parlare in maniera appassionata, cioè che cosa ti ha appassionato? Lo scopo è sempre quello di far uscire il cuore. Cosa ti ha appassionato di quello che hai fatto oggi? Quale aspetto del tuo lavoro dici, come hai aiutato, come hai contribuito? Non condividere soltanto le parti negative di quello che hai fatto, ma condividi proprio le cose che ti sono piaciute, perché di negatività già ne vediamo tanta. Non serve portare la negatività anche nella nostra coppia. Invece parliamo di cose, di come ci siamo sentiti nell'aiutare questa persona, di quanto di quanto siamo entrati in connessione con quella persona, cioè cose positive. E per farlo non ti mettere da uno spazio della mente, entra sempre nel tuo corpo. Prendi un respiro, ripensi a quello che è successo e dici, ah ecco, oggi mi sono sentita proprio bene quando... E condividi con il tuo partner questi momenti positivi, ok? E se per esempio invece è lui che inizia a parlare solo del lavoro, tu puoi anche, cioè, a un certo punto... gli fai capire magari sbadigliando oppure così che non ti piace questo tipo di connessione. E se invece ti capita con una persona che stai conoscendo da poco, che questa persona parla sempre di lavoro e non crea quella connessione che tu vuoi, cioè ti devi fare questa domanda, ma a me mi interessa una persona che non è vulnerabile, che non si apre alle emozioni, non si apre al cuore? Ok, per questo vi dico sempre, è inutile farsi tanti problemi all'inizio quando lo conosci un uomo, perché all'inizio l'uomo ti può dire quello che vuole, ma è col tempo che lo conosci, quindi stai tranquilla, rilassata, cioè senza aspettative. E quindi anche quando ci sono delle discussioni, per esempio nella coppia, nella relazione, non devi per forza subito rispondere, cioè lui ti parla, tu subito rispondi, come se, per trovare sempre questo battibecco. In questi casi il silenzio è la cosa più importante. Gli uomini, anche per esempio se voi state litigando e non si riesce a trovare una soluzione, tu dici, prendi un respiro, dici aspetta un attimo tesoro, non è questo il momento per me di affrontare la cosa perché c'è tanta rabbia dentro di me, tanta preoccupazione, quindi preferisco affrontare dopo la cosa, ti allontani. Se lui a forza che vuole risolvere adesso, tu gli dici di no, lo lasci in silenzio, rimani in silenzio e vedrai che all'uomo tante volte serve lo spazio. Se rimani in silenzio per una quarantina di secondi, per un minuto così, alla fine sarà lui a trovare una soluzione al motivo per cui stai discutendo. Quindi per noi è sempre meglio, cioè non è una questione di sottomissione o di non parlare o di non esprimere le nostre idee, è una questione di, cioè quando la mente entra troppo in una relazione non c'è più feeling, ecco perché le coppie pure si sgretolano, perché la donna che dovrebbe incarnare il cuore si trasforma in uomo perché usa la mente, cerca di risolvere i conflitti con la mente, così come fa l'uomo, e quindi le energie per forza si allontanano, finiscono le relazioni oppure non iniziano proprio, ok? Quindi io per oggi penso che ho finito, spero che questa diretta vi sia piaciuta, vi ripeto, se volete approfondire questi temi, avere accesso anche a delle meditazioni, grazie Francesca, vi consiglio proprio caldamente di entrare nel mio gruppo Brilla come una Dea, andate su www.geoluce.it, in questo gruppo io carico ogni mese almeno 3 video in cui parlo di questi argomenti in maniera molto approfondita, ora caricherò anche delle meditazioni perché ho visto che piacciono tanto e quindi metterò anche queste, e quindi vi invito proprio caldamente perché sono cose che uso io nella mia vita e sto trovando beneficio, quindi andate su www.geoluce.it perché
sarebbe un crimine se non vi dicessi queste cose che sto sperimentando, che sto sia imparando, ma che sto anche mettendo in pratica e che mi stanno dando tanta soddisfazione. Anna ha scritto: io quando ho una discussione non riesco a stare zitta. lo so, Anna, dobbiamo un attimo ritornare all'energia del cuore, perché quella è l'energia della mente e stare nella mente. Però dai, piano, ci stiamo lavorando, work in progress. Grazie a voi, grazie Cinzia, grazie, grazie, grazie. Vi do appuntamento sulla settimana prossima, scrivetemi qua sotto quali argomenti volete approfondire così facciamo altri video. E niente, ci vediamo settimana prossima, se non prima, perché questi argomenti mi eccitano tanto e forse farò altre dirette, forse. Intanto nel video nel gruppo www.geoluce.it già trovate video bomba, ma tanti, tanti ne ho messi. Ciao ragazzi, buona serata, buonanotte.